Tutti contro tutti, ognuno pronto a dire la sua, anche a smentirla qualora ce ne fosse bisogno. Naturalmente sui social network, diventati il mezzo di comunicazione più efficace a Modugno da un anno a questa parte. Al centro del dibattito la politica. In questo caso l'amministrazione Magrone è di fatto ad un bivio dopo l'uscita dalla maggioranza di 10 consiglieri. Angiulli, Brunetta, De Benedictis, Gianvecchio, La Calamita, Libero, Occhiofino, Pascazio, Ragnini e Scaramuzzi. Due terreni di scontro. Il primo è il presunto modus operandi del sindaco Nicola Magrone, che sta tentando in tutti i modi di riportare sui binari un treno deragliato, così come più volte ha detto. L'altro, l'urbanistica, con la presa d'atto da parte della Giunta che le norme tecniche degli ultimi 15 anni sono nulle. Non sono valide perché non considerate varianti come in realtà sono. La Giunta ha fatto suo un dettame della stessa Regione Puglia, ribadito tra l'altro in più di un'occasione dall'assessore all'assetto del territorio, Angela Barbanente. Sono valide le norme del 1995. Di qui bisogna ripartire, ha detto appunto TV l'assessore, per ricostruire un piano urbanistico generale valido. Le polemiche e le metafore negli ultimi due mesi non sono mancate. I botta e risposta tra maggioranza e opposizione a distanza pure. A nulla sono serviti due incontri in meno di 48 ore con dissidenti e con la minoranza. Si è dimessa anche la presidente del Consiglio, Giovanna Bellino. Faccio un passo indietro affinché qualcuno ne faccia 100 in avanti, aveva postato qualche settimana fa su Facebook. I quattro consiglieri di maggioranza di Adesso Modugno con Dignità hanno sfiduciato anche il vice sindaco Emilio Petruzzi, espressione del loro partito. E ora il Consiglio Comunale torna a riunirsi. Tre punti all'ordine del giorno, la nomina del nuovo presidente del Consiglio. Le ipotesi sono tante, l'unica certezza è che per essere nominati in prima convocazione sono necessari 16 voti.